9 agosto. L'opera della giustizia sarà sicurezza. Isaia 32:17. Sicurezza 1. Non confondere mai la competenza con la sicurezza. La prima si basa su un'abilità, l'altra proviene dal sapere chi tu sia in Cristo e quindi completo in Lui. 1 Giovanni 2:5. Un autore scrive: la prima cosa che ho imparato sulla sicurezza è che ne ero sprovvisto. Avevo un velo di sottile arroganza che copriva un nucleo di paura. Tutti gli anni in cui rappresentavo il successo agli occhi del mondo, mi lasciavano con una paura mortale di fallire. Il successo, purtroppo, ti costringe ad assumerti rischi che ti portano ad abbandonare le sicurezze ottenute dai risultati precedenti. Il successo spirituale richiede di trascurare i risultati e permettere a Dio di operare in tuo favore. Avevo così tanta paura di fallire. La falsa sicurezza che avevo conosciuto era fondata sulle mie abilità. Tuttavia quando, all'improvviso, scopri un nodulo al seno oppure il coniuge afferma di non averti mai amato, quando incorri in un licenziamento o tuo figlio si ammala gravemente, qualsiasi strategia abbia mai usato e qualsiasi abilità tu abbia padroneggiato, non ti saranno d'alcun aiuto. La Bibbia afferma, ciascuno di voi abbia di sé un concetto sobrio. Romani 12:3. Quando realizzi di non essere perfetto, puoi, anche se con titubanza, trarre un respiro di sollievo e iniziare a essere semplicemente all'altezza. Nel momento in cui la tua sicurezza nasce dalla conoscenza dell'Onnipotente, di colui che è immutabile, qualunque circostanza o cambiamento non potrà smuoverti. Trasparirai competenza, pace, appagamento e forza d'animo. Non pensi che sia arrivata l'ora di sottrarti alle pressioni e comportarti come un figlio di Dio per avere tutte le risposte? Avendo pertanto carismi differenti secondo la grazia che ci è stata concessa. Romani 12:6. Quando usi il tuo dono per glorificare Dio, stai facendo esattamente ciò per cui sei stato creato. Continua domani.